Ah, sì, certo. Il minimo indispensabile, sì. Ci sentiamo più tardi per metterci d'accordo. Si farà trovare pronta, certo. Va bene. A più tardi, grazie. Pare che sia arrivato il momento. Quando? Domani in giornata, più tardi domani sera. Ho così poco tempo. Devo ancora pensare a mille cose. Cosa diremo al dottor Conti e alla signorina Guarnieri? E poi dovrei anche salutare le mie ragazze. Non credo di essere pronta a tutto questo. A ricominciare tutto da capo di nuovo. Potrebbe essere l'inizio di una nuova vita. Sarai al sicuro da domani. E in qualche modo io ci sarò sempre. Saputo qualcosa sul tuo amico? No. Perché? No, te lo chiedo perché ti vedo un po' giù. Sto bene, grazie. Se hai bisogno di qualcosa, io sono qui. Accidenti, hai una faccetta così sbattuta. Hai dormito male? No, sto benissimo, l'ho detto un secondo fa a Lisa e l'ho detto prima anche a Gabriella. Cosa volete, un cartello? Perdonami, mi dispiace, non volevo essere scortese. No, scusa tu. So che non stai passando un momento facile. È solo che, non lo so, è come se avessi una sensazione, non. Ma su cosa? Non lo so. Ma probabilmente hai ragione tu. Ho dormito male, sono stanca. Sarà una bellissima giornata, vedrai. Sì. Una bellissima giornata. Che le è successo? Non lo so. Buongiorno ragazzi, scusate il ritardo. Buongiorno. Cosa fate ancora qui? Raggiungete le altre. Sì, andiamo subito. Buongiorno, Sor Angela, sono Clelia. Buongiorno, Clelia. Carlo è lì con lei? Ci posso parlare? Sì, certo, glielo vado a chiamare. Grazie. C'è la mamma che vuole parlare con te. Ciao, mamma. Ciao, tesoro mio, come stai? Io sto bene, vieni domenica. No, amore, questa domenica non posso venire, lo sai. Verrò un altro giorno, però. Quale giorno? Non lo so adesso, perché. Però tu devi stare tranquillo, perché verrò presto. No, mi devi dire un giorno. Amore, non ti posso dire un giorno, perché ancora non lo so. Ne abbiamo parlato, ti ricordi? Potevo sapere perché ti ho fatto un disegno. La mamma non vede l'ora di vederlo, il tuo disegno. Voglio sapere quando. Amore. Ma tu mi vuoi bene, mamma? Ma certo. Io ti amo moltissimo. Allora perché non vuoi stare con me? Ma io vorrei stare sempre con te, amore mio. Vorrei dormire con te accanto e vorrei svegliarmi al mattino con te vicino. Se potessi ti porterei anche a lavoro ogni giorno. Anch'io voglio tutte queste cose. Le avremo presto. Te lo prometto, le avremo prestissimo. Io la voglio adesso. Amore, ti giuro che le avremo presto, ma non adesso. Adesso. Carlo, ti prego, non fare così. Carlo? Carlo, amore? Non si preoccupi, signora. Adesso lo calmo io.
Grazie infinite. La richiamo io appena posso. A presto. Hai telefonato a Carlo? Sì. Ne ero sicuro. Mio figlio è distrutto. Devo andare da lui. Ne abbiamo già discusso, Clelia. Luciano è solo un bambino. Ho preteso che capisse la situazione, ho sbagliato. Andare da lui significherebbe metterlo in pericolo, lo sai questo? Ma mio figlio è disperato. È quel che è peggio, che si sente abbandonato. Non andrò via lasciandolo così. Non posso. Clelia. No. Non fare così. Non so cosa fare. E sia. Oggi andiamo da Carlo. Tu devi vederlo un'ultima volta prima di partire. Devi poterlo abbracciare, vero? E lui saprà tutto l'amore di cui tu sei capace. Grazie. Adesso occupati dell'apertura. Poi vieni in mio ufficio con la signorina Pellegrino. Con la signorina? Fai quello che ti dico. Fidati di me. Prenditi un minuto. Apri questa porta, maledetto! Perché mi stai facendo questo? Perché? Apri! Aprimi, ti prego! Non è colpa mia. Io le dovevo solo contare. Le conto. Io la prossima volta le conto, così non finisco, l'ho promesso. Le conto. Vieni. Alzati, Carlo, avanti. Avanti! Mi vuoi morto tu, eh? Tu mi vuoi morto a me? Riccardo, fermati. Riccardo, passi, Riccardo! Scusa. Scusa, non volevo. Riccardo, devi avere ancora un po' di pazienza, questo è il momento più difficile. Sono giorni che litigi. Perché dura giorni, ma non è infinito. Sei sul filo di lana, dopo sarà tutta discesa. La nausea mi fa male la testa, non respiro. Chiamerò il dottor Tomei, sento se può darci un calmante, non so qualcosa. Chiama il dottore, chiama chi vuoi. Però prima accendi il fuoco, che qui si gela. Qui non c'è cammino, Riccardo. Vieni, mettiti a letto. Vieni qua. Alzati. Come faccio a dormire con tutti questi ragni che mi camminano addosso? E devo proteggerla dai ragni.
insieme ce la faremo.